Salve a tutti amici trezzanti e ben ritrovati in questo nuovissimo video, sono Mr. Electric ed oggi ragazzi eccoci qui nella nona parte di Pokémon Perla Splendente. Nella scorsa parte ragazzi, oltre ad essere in compagnia di Alfonso, lo devo specificare perché ci sta, siamo arrivati a Canalipoli e ragazzi abbiamo sconfitto il sesto capopalestra della regione di Sinnoh, ovvero proprio Ferruccio. E in più ragazzi la situazione riguardo la storia del Team Galassia si fa sempre più fitta. E appunto ragazzi quello che dovremmo fare in questa parte è dirigerci verso il lago Arguzia. Ok ragazzi, mi trovavo qui appunto nel lago Verità col nostro team, ma ragazzi prima di dirigerci verso il lago Arguzia volevo fare un paio di cosette per arrivare ben preparati a questa nuova meta. Prima di tutto ragazzi, cosa molto importante che mi sono dimenticato in realtà di recuperare è la MN forza che si trova all'interno della torre appunto di Fleminia. Siete voi signori che mi date forza? Ok, sì, perfetto, vi ringrazio tantissimo, cioè vi ringrazio, ti ringrazio. Raga, la prossima cosa che voglio fare è insegnare a Gastrodon Flash, perché ci serve per andare in una grotta e in questa grotta appunto catturare un Pokémon. Però ragazzi, per ottenere questo Pokémon voi non dovete entrare da questa parte della grotta, ma in un'altra porzione di grotta. Noi sì, attiviamo il repellente, tanto per ora. Intanto Toxicroak si è buggato, è in alto. Ma che cazzo? Ma in un altro ingresso che, se vedete, si trova proprio lì, a destra. Ora, diciamo, la visuale non aiuta, però comunque dobbiamo entrare in quest'altro ingresso e usare ovviamente Flash, ed essendo che qui non si vede niente e ragazzi qui dobbiamo appunto usare forza. Scendendo le scale, con una probabilità abbastanza bassa in realtà, si può trovare appunto il Pokémon in questione. E ragazzi, essenzialmente voi qui potete trovare il Pokémon in questione, che non vi dirò fino a quando non lo trovo. Ah, se è maschio è perfetto, se è maschio è perfetto. Ragazzi, eccolo qua. Allora, eccolo qua. Il Pokémon in questione, ragazzi, è proprio Gible. Allora, mo vi spiego tutto. Con il team, ragazzi, che ora ho quasi coperto tutte le super efficacia dei Pokémon. Con un altro membro, ovvero il quinto membro del team, che già ho in mente quale dovrebbe essere, ho praticamente coperto tutte quante le super efficacia. Quindi, in sostanza, ragazzi, sarebbe rimasto uno slot libero del team e a me questa cosa non piace per niente. Quindi, vedendo off camera tra i vari possibili e papabili Pokémon che più mi interessavano, la mia scelta ragazzi è caduta su Gible. Quindi ragazzi lo voglio prendere principalmente per un fattore di completezza e non del team e non per altro, insomma, perché ragazzi, come vi ho detto fin dall'inizio del gameplay, il mio obiettivo è quello di avere un team più diverso dal solito possibile. Essendo che ragazzi altri Pokémon magari più diversi del solito non è che mi interessavano tantissimo, alla fine ragazzi Gible per me va più che bene. E quindi vediamo un po' di catturarlo, sperando che entri. Questo ragazzi è il quinto membro del team, mentre l'ultimo membro del team non so se lo cattureremo in questa parte o nella prossima. Dai, olè, perfetto. Preso Gible. E ragazzi, Gible è il quinto membro del nostro team. Io ragazzi per ora non lo uso, perché ovviamente è a livello 15. Ed eccolo qua, Pokémon Squalo Terra di tipo Drago Terra. So che ho già il tipo Terra per appunto Torterra, ma ragazzi non fa niente. O comunque ragazzi è il tipo drago. E quindi sì ragazzi, date il benvenuto a Gible come penultimo membro del mio team. Ed è di natura seria. Ok, che non fa alcuna modifica alle statistiche del Pokémon, vabbè. E quindi ragazzi direi che ora siamo pronti per dirigerci verso il lago Arguzia, e quello che dobbiamo fare è attraversare praticamente tutto il Monte Corona. Ovviamente ragazzi Gible off camera vedrò di allenarlo un pochettino, anche con gli allenatori che appunto incontreremo in questa parte, dirigendoci appunto verso il lago Arguzia. Allora ragazzi, qui entriamo nel Monte Corona e dobbiamo appunto dirigerci a nord. Ragazzi, io mi ricordo che da piccolo ebbi veramente seri problemi per poter appunto dirigermi verso il lago Arguzia e rimasi tipo bloccato per quanto un mesetto, fino a quando un mio amico non mi disse: ehi, sei un coglione, guarda che devi andare di qui. Allora andiamo a nord, cioè dobbiamo praticamente andare più nord possibile, quindi credo che siamo forse arrivati e forse ora usciamo dal Monte Corona. Esattamente, percorso 216, entriamo finalmente in una delle mie zone preferite di questo gioco. Ma che cazzo sta facendo quello sciatore? Per è bello dove appunto passa lo sciatore, si creano i solchi a terra. Bello, dai, mi piace. Qui c'è un allenatore, direi di sconfiggerlo. Ragazzi, Gible livello 16. Questi allenatori qui li farò off camera, come ho fatto anche per gli altri d'altronde, in modo tale che appunto posso tranquillamente allenare il mio Gible. E ragazzi, che bello, che bello che si creano i solchi nella neve.
Questa è una cosa che non lo so, è bello, rende questo gioco ancora migliore. Qui c'è una baita che ci permette di curare i Pokémon, ok? Ne approfittiamo ovviamente. Lì c'è un altro allenatore che è piazzato in maniera molto brutta in realtà. Qui dovrebbe esserci un altro percorso, esatto, 217. E diciamo che la situazione si fa un po' più fitta. Torterra livello 43, Toxicroak livello 40 e Gibble livello 18. Vuole imparare Battiterra, sì, al posto di Turbo Sabbia. Luxray livello 43, Macro livello 44 e Gibble livello 19. Ok, allora, io spero di vederci qualcosa in realtà. Qua c'è un allenatore. Dai, dai, non mi vedere. Ok, qui ci stiamo affossando. Grandine, ha senso in un posto del genere. Qui c'è una baita. Stavo attraversando una bufera di neve quando ho perso una macchina tecnica. E pensare che conteneva la nostra scala roccia da qualche altra parte, forse qui. Ok, totalmente a caso abbiamo ottenuto scala roccia. E se mo gli riparliamo? E come l'hai trovato tu? Beh, se l'hai trovato tu, ormai è tua, fane buruso. E ci dà la nastra gelo. Ok, va bene, ti ringrazio. Essere generosi ripaga sempre. Madonna quante baite. Spettro targa. Ok, questa è la roccia per far evolvere Eevee Inglaceon. Ok, ok. No. Madonna ragazzi, non so come non mi ha visto. Però mi sa che questo dobbiamo per forza sconfiggere. Eh sì. Non è ciecato come gli altri. Gibble livello 21. Dai che sta salendo un po' alla volta. E ragazzi, eccoci qui alla riva del lago Arguzia. Però qua non ci sono strumenti, no. Qui ragazzi c'è il team Galassia. Siamo qui per assicurarci che la capopalestra di Nevepoli non ci disturbi. Ok, allora sì ragazzi, mi sa che dobbiamo andare a sconfiggere prima Bianca, ovvero appunto la capopalestra di Nevepoli. E quindi sì ragazzi, direi di non farcelo dire più di una volta e di andare quindi a Nevepoli, che dovrebbe essere in realtà a destra di questa Ultra Ball. Ecco qua ragazzi, Nevepoli, una delle ultime città che in realtà incontreremo nella nostra avventura. E ovviamente prima di tutto via al centro Pokémon. Ragazzi, come città non è nulla di che, in realtà è molto piccola, non ha praticamente nulla se non una palestra, un centro Pokémon e un Pokémon Market. E ragazzi, ovviamente il tempio di Nevepoli, in cui è possibile proprio catturare Regigigas, avendo ovviamente i tre regi. Ragazzi, contro la palestra di Bianca non è che stiamo messi molto bene in realtà. L'unico che ci darà una mano sarà proprio Toxicroak. E quindi sì ragazzi, conteremo totalmente su Toxicroak. Ed eccoci qui alla penultima palestra. E ragazzi, in questa palestra c'è un bug atroce. Per questo ragazzi io non userò la levetta analogica, ma userò appunto i tasti direzionali. Io ti volevo sfidare. Vieni qua. Ah, però vabbè, se hanno anche Pokémon tipo acqua, allora il buon caro Luxray può fare qualcosa. Gibble livello 22. Ok, possiamo rompere queste palle. Perfetto. Torterra livello 44, Toxicroak livello 41 e Luxray livello 44. Bene. Ok, sfidiamo quest'altra allenatrice. Gibble livello 23, Macro livello 45, vuole imparare Ripicca. Insegniamogli al posto di Sgomento, tanto comunque fa poco danno Sgomento. Scusa, c'è Steelix, ma che cazzo ci azzecca Steelix in questa palestra? Non ho capito. Gibble livello 24. Olè ragazzi, eccolo qua, Gibble si sta evolvendo. Quindi ragazzi, nella stessa parte abbiamo ottenuto Gibble e lo stiamo facendo anche evolvere. Ed eccolo qua ragazzi, Gabite, uno dei pochissimi Pokémon di tipo drago che è proprio della quarta generazione, escludendo ovviamente i leggendari, diciamo. Dai, ci sta. No, però di qui rompo queste qui. Ok. Ok ragazzi, questa in realtà è l'ultima allenatrice. Toxicroak livello 42 e Gabite livello 25. Ok, andando qua posso distruggere queste palle? Sì, perfetto. Rompendo queste. Ok, bene così, abbiamo rotto l'ultima palla. Anche questa palestra ragazzi, da piccolo avevo problemi a superarla. In realtà da piccolo avevo problemi e basta, ma vabbè. Ok, allora ragazzi, siamo contro Bianca. Ok, abbiamo Toxicroak messo in un'ottima condizione in realtà. Cara Bianca, vuoi sfidarmi? Perfetto, stavo aspettando qualcuno di abile. Ma ti avverto, sono forte perché so come concentrarmi. Preparati a perdere. Va bene, se lo dici tu Bianca ci voglio credere. Ok, perfetto. Ragazzi, Bianca, settima capopalestra di Sinnoh, la penultima, e ha 4 Pokémon. Inizia con Snover, benissimo così. Noi abbiamo Toxicroak, ma e quindi ti siamo super efficaci in tutto e per tutto. Usiamo Vela Impuntura. Intanto ragazzi, Snover e Abomasnow sono dei Pokémon davvero molto carini. Io probabilmente ragazzi avrei preso Snover se avessi scelto Empoleon, però alla fine così non è stato. Comunque Luxray è livello 45. Manda in campo Sneasel, tipo buio ghiaccio. Continuiamo a lottare. È debole 4 per al tipo lotta, quindi bastardo. Spever è super efficace il tipo terra. E io faccio una cosa tattica. Ti metto Macro, così non mi puoi colpire. Ora mi attaccherei con una mossa di tipo ghiaccio, quindi ti rimetto Toxicroak. Ok ragazzi, vendetta. Vediamo un po'. Slavina, ti prego resisti, che poi gli sei super efficace per 8 praticamente. Eh sì, madonna, perché già di suo è super efficace per 4. Poi il danno di vendetta viene duplicato, quindi è super efficace per 8. Medicham, ok, strano Pokémon in realtà. Vai Macro contro Medicham, stai messo benissimo. Dai, usa
Ok, ragazzi, avere un Hunchcrow qui avrebbe cambiato un po' le sorti della battaglia, eh. Ok, forse Torterra può fare qualcosa, a meno che non abbia una mossa tipo ghiaccio, me diciamo, e forse sì, ce l'ha. Gelo pugno, ok, 4 per, dovrebbe essere resistente, e invece no. Bene, ottimo. Luxray, allora, devi resistere, non credo abbia una mossa di tipo terra. Allora, direi di curare Toxicroak, perché è l'unico che veramente ci può servire. Dobbiamo buttarlo giù con Luxray. Scintilla, quanto gli toglie? Ok, non gli toglie tantissimo. Ok, usa Urani per pozione, la bastarda. Predicta bene, predicta. Usa Frana, ok, in realtà non dovrebbe farci chissà quanto. Ok, perfetto. Siamo messi un po' male, eh. Ho revitalizzato Luxray. Vediamo un po' di riuscire ad attaccare. Se è critta, ragazzi, è un'ottima cosa. No. Ok, usa breccia, vabbè. Quanti pp ha breccia? In teoria con Toxicroak possiamo fare solo una cosa: sperare che sbigo attacco vada a segno. Ok, olè, ciao Medicham, va bene così, va bene. Uno contro uno, ragazzi. Abbiamo solo Toxicroak in campo. E in teoria dovrebbe essere Abomasnow, esattamente. Direi di usare Tossina, prima di tutto, in modo tale di avvelenarlo. Bora, ovviamente. Precisione, non va bene. Questa cosa non va bene. Allora, ragazzi, abbiamo una ricarica totale. Usiamola su Toxicroak. No, vabbè, no, vabbè. Io non ho parole. No, ragazzi, non ho parole. Rivitalizziamo, ragazzi, Luxray, perché è quello che ci potrebbe dare più una mano. Meno male che lo abbiamo avvelenato, perché così un po' alla volta perde PS. Lo so, ragazzi, stiamo attuando una tecnica un po' brutta, ma si possono attuare tutte le tecniche in Pokémon. Rivitalizziamo Toxicroak. No, vabbè, raga, io non ho parole. In teoria dovremmo essere più veloci noi, quindi attacchiamolo con Scintilla. Ok, vai KO. Olè, ok, sconfitta Bomasnow e settima medaglia ottenuta. Diciamo abbiamo attuato, soprattutto agli ultimi due Pokémon, una tecnica un po' particolare. Accipicchia, sei forte, tutto il mio rispetto, con la tua concentrazione ci hai proprio sorpreso. Ah, dimenticavo, dovevo darti questa. Va bene, cara, ecco qui la medaglia, mi ricordo, medaglia ghiacciolo. Ok, va bene, quindi 7 medaglie su 8 ottenute e ci dà, oltre ai bolli, Slavina, che Bora giustamente era troppo difficile che me la desse. Va bene, ok, quindi Bianca l'abbiamo sconfitta e la prossima cosa da fare, ragazzi, è andare al lago Arguzia. Ok, qui il passaggio si è aperto, ma ragazzi, direi che per questa parte è tutto. Abbiamo fatto un bel po', veramente tanto, abbiamo spaziato in tutta quanta la regione di Sinnoh fino appunto a sconfiggere Bianca. Ci manca solamente un capopalestra, che non so se faremo nella prossima parte o ancora in quella dopo, ma ragazzi, siamo quasi alla fine del gioco. Ma ragazzi, cosa dire, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, ragazzi, sapete cosa fare: lasciate tantissimi pollicioni in su, commentate, condividete, ci vediamo al prossimo video. Attivate la campanella per rimanere aggiornati appunto sui feed e video, seguitemi con community per rimanere aggiornati sulla programmazione, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E cosa dire, ragazzi, arrivederci.